mangiare di strada rappresentano e si intrecciano e si intersecano con la cucina popolare tradizionale italiana più pura, più ortodossa, più popolare, laddove le persone mangiavano delle cose sane. Qual è il tuo street food, il tuo mangiare di strada preferito? Il mio mangiare di strada preferito sono gran parte dei mangiari di strada che vanno da Vipiteno a Lampedusa, che dipende dallo stato d'animo, dal momento. Cioè, mi viene in mente il Meraner, che è quel booster meraviglioso che danno a Merano a Bolzano, su un vassoietto, così su un pezzo di carta, con della senape vera e due crauti sempre veri, in quel momento diventa una cosa buonissima. Là fa freddo, hai voglia con una bella birra. In quel momento là non c'è street food o mangiare di strada più indicato. Così come se vado a sud, a me è una cosa che piace molto partire la mozzarella in carrozza, ma non fatta quella con il pane, come si chiama, con quella porcata meravigliosa, quel pane carré, quello non è pane, è veleno. La mozzarella in carrozza nasce e viene fatta col pane cafone, no? Quindi non è un intercalare, ma quello è la pizza fritta. La pizza fritta è un mangiare di strada che rappresenta proprio un modo di vivere, quasi bello, scanzonato, in un attimo te la faccio, la condisco con qualche cosa che deve essere molto succulento, però sano. Poi il mangiare da strada è anche un po' la storia di un popolo, di una nazione, di un paese. Il mangiare di strada rappresenta quella che è la cultura, no? Che è la cultura popolare. Scusa, la vaccinara!